Ma tu vuoi vivere sempre con il freno a mano tirato? Non ti sei stancato di vivere frenato, di vivere sempre con angosce, paure, mormorazioni, dubitando sempre che un passo più in là ci sia qualcosa che possa farti del male, una disillusione, una frustrazione? Ma sì che sei stanco di vivere sempre trascinandoti nei giorni e nelle ore. Ma oggi arriva il Signore alla tua vita per sbloccare questo freno che ti fa dubitare innanzitutto di Lui e poi di tutto ciò che ti accade, che ti impedisce di vivere libero, di entrare nella storia, di entrare nelle relazioni con pace, donandoti, offrendoti, amando senza riserve. Arriva a te nella Chiesa, nella tua comunità cristiana, il pane che scende dal cielo, il pane che è nostro Signore Gesù Cristo stesso, che si offre a te, che si unisce a te, che ti sazia, il pane che ha dentro la vita di nostro Signore Gesù Cristo. E la vita di nostro Signore Gesù Cristo non è stata una vita installata come quella che vorresti costruire tu per non soffrire, una vita che sfugge ai problemi, che scappa dalle situazioni più difficili. Gesù Cristo ha vissuto uscendo costantemente da se stesso, ha vissuto la sua vita come una Pasqua, e così tu oggi con lui puoi vivere la tua vita come un passaggio continuo da te stesso a ciò che lui ha preparato per te, accogliendo questo pane senza riserve, così come sei, con le tue paure, con le tue angosce, aprendo il tuo cuore a lui, anche soltanto una piccolissima fessura nel tuo cuore, potrai sperimentare la Pasqua dentro di te, potrai diventare un figlio della Pasqua, un fratello di nostro Signore Gesù Cristo, che seguendo le sue orme passa costantemente dall'egoismo, dalla paura, dall'angoscia, alla libertà, al poter donarti e amare senza riserve ogni persona che ti è a fianco, sapendo riconoscere ad ogni passo la volontà di Dio, perché ogni passo è un'orma del nostro Signore Gesù Cristo che ti conduce, ti attira verso il compimento della tua vita, che è l'altro, che è il fratello, che sono gli eventi che Dio ha preparato per te. Tutti, indistintamente, anche quelli che comportano sofferenza, precarietà, anche gli eventi che appaiono dinanzi a te con la forma della croce. Perché con Gesù Cristo, proprio su quella croce che a volte ci separa dall'altro, che ci spaventa e ci impedisce di muoverci, di fare il primo passo ed entrare nella storia, proprio su quella croce noi potremo sperimentare il passaggio alla terra promessa, cioè a ciò che Dio ha promesso a tutti noi, il compimento della nostra vita, la gioia vera, autentica. Allora basta pregiudizi, precomprensioni della realtà. Affidiamoci completamente al nostro Signore Gesù Cristo. Consegniamoci completamente a Lui, perché Lui si possa consegnare completamente a noi e noi possiamo sperimentare che davvero Lui è il pane che dà la vita, che davvero nutrendoci di Lui, cioè essendo uniti strettamente, intimamente a Lui, non sperimenteremo più la morte nella croce, in ciò che ci ha fatto soffrire fino ad oggi. Soffriremo certo nella carne, ma con la vita di nostro Signore Gesù Cristo, la vita di colui il quale è risorto dalla morte, la vita eterna, noi potremo entrare in ogni evento che ci dà la morte, che ci dà sofferenza, da risorti, da vittoriosi, e vivere così ogni evento come una Pasqua, sino all'ultima Pasqua, quando passeremo da questo mondo al Padre con nostro Signore Gesù Cristo.